Nell'ultimo episodio, i miei amici e io abbiamo fatto un viaggio nel tempo fino all'antico Egitto. Mentre stavamo cercando un altro frammento della tavola di pietra, Grunt venne catturato dai nostri nemici. Quando io ritornerò, sarai una mummia di 3000 anni. Presto tu lavorare per Aired. Sarai piccolo aiutante di mummia. Aired ama prendere in giro, sai. Stai qui, vado ad aiutarlo. Attento, Jack, se respirerai quella nebbia diventerai anche tu una mummia. Lo so e non mi importa, Grunt ha bisogno del mio aiuto. E tu hai bisogno del mio. Che cosa posso fare per te? Attacca questo a quella maschera. Beh, acchiappa fantasmi, prendere me. Oh, a me non piacere questo gioco. Grunt, vieni, andiamo, in fretta. Io pieno di aria calda. Aired, scherzare sempre. Aired, tornare alla Fanta Centrale adesso. Mi avete salvato la vita. Non è il caso, lascia stare, Grunt. Siamo amici, non è vero? Guarda, l'aria fresca lo sta facendo tornare di nuovo giovane. Giovane quanto? Va tutto bene adesso, Grunt. Qui con noi sei completamente al sicuro. No, ho capito che vuol dire. Sta dicendo che ha compiuto 3000 compleanni senza ricevere nemmeno un biglietto di auguri. Oh, sì, certo. Questo ti basta. È meglio che troviamo Eddie, prima che si cacci nei guai. Caspiterina, chissà cosa diranno Jack, Grunt e Futura quando mi vedranno in questo magnifico travestimento che ho trovato. Mi sento quasi un vero faraone. Ehi, una specie di cofanetto porta gioielli. Chissà cosa c'è dentro. Ma dove diavolo sono? Salve, o eccelso. Eccelso a me? Sciocchezze, non sono eccelso io. Potete chiamarmi semplicemente divino. No, per favore, non colpitemi! Non lo sai che è proibito suonare il gong reale? Ma signore, non vedete che è tornato il fantasma del grande faraone? Per Osiride, la grande profezia si è avverata finalmente. Oh, molto gentile, amico, grazie tante. Urlare mi fa sempre venire una fame da lupi. Onnipotente faraone. Qualcosa non va, ha perso qualcosa. Sono il sommo sacerdote dell'Alto e Basso Egitto. Il tuo arrivo mi reca un'immensa gioia, perché le tue grandi gesta sono note in tutto il mondo conosciuto. Le mie grandi gesta? Oh, già, non ci avevo pensato. Sono già conosciuto anche in Egitto per la mia fama, quale straordinario acchiappa fantasmi. Wow, sono appena diventato acchiappa fantasmi. Ho già un club di fans così numeroso. Oh, dimenticavo di vedere cosa contiene questo cofanetto. Il tuo scettro reale, oh onnipotente. Alza lo scettro e benedici il tuo popolo, oh eccelso. Ah, questo è il mio primo premio come acchiappa fantasmi. Vorrei tanto poter ringraziare la mia maestra dell'asilo, la signora Jones. Poi il mio barbiere Harry, il mio conduttore di autobus e il signor Smith. Ascensore. Esatto, Grunt. Credo anch'io che quello sia una specie di ascensore. Chissà, forse ci può portare giù dove è caduto Eddie. Grunt, i freni! Ok, capo. Ho detto i freni, Grunt, muoviti! Scusami, Attenti, non fate nessun movimento brusco! Guardate, quello non è Eddie! 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 Siamo quassù!
Non riesci a sentirmi? E poi vorrei ringraziare il mio dentista, il dottor Molaris, e i miei amici Jack, Grunt e Futura, che mi sono stati vicini mentre diventavo una chiappa fantasmi. E poi vorrei ringraziare mio padre. Ovunque tu sia, papà, questo lo dedico a te. Come diavolo facciamo a scendere da qui? Con questi? Degli sci! Fantastico! Non avevo mai pensato che avrei sciato nel bel mezzo del deserto. Jack, Grunt, Futura! Come sono felice di vedervi! Dimmi, onnipotente, chi mai hai convocato dall'alto dei cieli? Questi sono solo miei amici acchiappa fantasmi come me, e volevo dire onnipotenti come me. Oh, ma questo è un vero miracolo degli dèi! Guardate, acchiappa fantasmi, ho vinto un premio! Ehi, secondo l'indicatore di Grunt, la pietra che stiamo cercando deve essere rinchiusa in quello scettro. Questo lo prendo io! Ehi, quello è il mio premio! Non più! Qualcuno fermi quella pazza! Ogni tuo desiderio è un ordine. Quale sommo sacerdote dell'Egitto invoca lo spirito della Sfinge? Oh, potente Sfinge, difendi ciò che ci appartiene! Malefix probabilmente mi nominerà capo dei fantasmi quando saprà che sono in possesso della pietra! Oh! Fatemi uscire da qui! Fatta centrale, arrivo! I pa fantasmi, coloro che trovano i loro padri e possono svelare il futuro. I pa fantasmi? E chi sono? Non lo so, Eddie, ma se riusciamo a trovarli, loro troveranno i nostri padri. Forse il prossimo frammento ci dirà qualcosa di più sui pafantasmi. Ecco, guardate, l'indicatore di Grunt ci sta segnalando il punto di origine della Terra. Sì, andiamoci. Oh, eccelso faraone, spero non vorrai lasciarci così presto. Sono spiacente, caro alto sacerdote, ma sai, devo trovare mio padre. Per favore, rimani e guidaci. Tu puoi avere tutto, sarai idolatrato su tutta la terra, avrai ricchezze, fama e potere. Fammi avere subito una pizza e forse cambio idea. Eddie! Hanno ragione, tutte le ricchezze, la fama e il potere di questo mondo non sono importanti quanto mio padre. Niente lo è. Comunque, grazie di tutto. È stato elettrizzante essere onnipotente. Ehi, le ho appena fatte lucidare. Non hai bisogno di farlo tu. Guarda, guarda, Malefix! Aparizia si sta spegnendo! Oh, per favore, Malefix, non finirò mai. Non ce la farò mai a ricucirlo tutto. Zitta, fantasma piagnucolona! Hai permesso a quei mascalzoni di acchiappa fantasmi di prendersi il meglio di te! Ho sempre odiato cucire. Tanti presi, tanti spesi. Hai redama a dire battute. Attenta a non pungermi, eh? Uffa! A volte penso che non valga la pena essere un fantasma. Quei piccoli acchiappa fantasmi stanno diventando dei grandi seccatori! Ma pazienza, quando raggiungeranno le origini della storia, incontreranno il fantasma dell'anello mancante e contro di lui non avranno alcuna possibilità di farcela! Ci troviamo ora alle origini della storia. Cosa ne dici, Fantamoto? Ti va di venire con me al drive-in una di queste sere? Nemmeno se tu fossi l'ultimo veicolo sulla faccia della Terra. È proprio pazza di me. I ragazzi, avete mai sentito parlare di una sosta di riposo per caso, eh? Jack, Eddie, guardate là! È un uomo delle caverne. Sembra sia in difficoltà. Dobbiamo cercare di aiutarlo. Sì.
Ehi ragazzi, avete sentito? Parlano la stessa lingua. Unga? Credo che questo sia il suo nome, ha un'aria simpatica. Ehi Jack, l'indicatore di Grun segnala qualcosa. Il segnale è molto forte. Il frammento della tavoletta deve essere da queste parti. Guardate dove sta indicando. Mi vengono le vertigini. Cosa sta cercando di farci capire, Unga? Posso provare a leggergli nel pensiero. Sta dicendo: questa è la valle stregata abitata dai mastodonti. Unga vuole aiutarci. Lui è solo a conoscere l'entrata segreta della valle dei mastodonti. Ehi, grazie, Unga. Avanti, ragazzi, andiamo. Spero che non manchi molto ancora e non ce la faccio più. Siamo in marcia da ormai 5 minuti. Ecco, vedete? Quella è l'entrata. Unga dice che la Valle dei Mastodonti è il luogo dove è nato il potere soprannaturale e maligno. Ed è custodita da un grande esercito di spiriti e di enormi fantadinosauri, che certamente saranno molto pericolosi e piuttosto affamati. Grunt, di a Unga che noi quattro continueremo il nostro viaggio da soli. Spiegagli anche che lo faccio perché non voglio metterlo in pericolo. Ciao, arrivederci Unga e grazie. Questo posto mi paralizza dal terrore. Ho la sensazione che succederà qualcosa di orribile. Qualcosa come questo. L'abbiamo fatta. Accidenti, quel fossile del futuro era pronto ad inghiottirci tutti e quattro. No, probabilmente no. Quello è uno stegosauro. E questo genere di animali si nutre esclusivamente di piante. Di piante? Perché non ce l'hai detto prima? Ah, allora non abbiamo proprio nulla da temere. Siamo in trappola. Oh no! Sta arrivando un fantasma pterodattilo!
Guardate dove ci sta portando! Caspita, questo è il quartiere più malfamato di tutta la valle dei mastodonti! Sembra proprio essere molto arrabbiato. Sapete una cosa? Se fossi così brutto lo sarei anch'io. Bene, mi hai portato nuove vittime, bravo. Ma che curiose creature. Hai fatto un buon lavoro. Adesso vai pure. Ci penserò io a dare una lezione a questi esseri curiosi. Vede, io posso spiegarle tutto. Deve sapere che eravamo alla ricerca dei nostri padri quando... Silenzio! Io sono il fantasma dell'anello mancante. Io regno su tutta la valle dei mastodonti. Voi creature sembrate più intelligenti degli altri uomini delle caverne. Oh, certo che lo siamo. Chiedimi qualunque cosa. Ad esempio, chi ha scoperto l'America? Oppure chi ha inventato il telefono? O ancora chi ha... Di solito le creature più intelligenti di me devono essere rinchiuse in una prigione. Voi sarete miei prigionieri finché non deciderò di eliminarvi. Quel crepaccio è pieno di lava incandescente. Non avete via di scampo. E tanto per essere sicuro che non cercherete di fare i furbi con me, io mi prendo questi. Fatto, e se cercherete di riprenderli vi farete soltanto un gran male cadendo. Lui non sa che possiamo usare il nostro potere psicocinetico per uscire di qui. Purtroppo è quello che ho cercato di fare, Eddie. Ma per qualche strano motivo i miei poteri mentali si stanno indebolendo. Ehi, mi sembra di vedere qualcosa laggiù. Ragazzi, l'ho trovato! Ecco il frammento della tavola! Fantastico! Fantastico! Avanti, Grunt, prendi il resto della tavola. Ma tutto questo non significa nulla. Gli acchiappafantasmi, coloro che trovano i padri e salvano il futuro. Gli acchiappafantasmi? Ma quelli siamo noi! Siamo noi che troveremo i nostri padri! Ma come? Già, soprattutto considerando che siamo intrappolati in questa caverna per sempre! Mi raccomando, ragazzi, non perdete la prossima puntata delle nostre avventure! Alcune scene della spettacolare conclusione della nostra storia.